Ok, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video, sono TonyGamer17 e ragazzi, oggi vi spiego come velocizzare il nostro BlueStacks 5 finalmente è tra noi. Dopo tanti mesi di attesa, finalmente possiamo scaricarlo, installarlo e poi giocarci. Allora, se andiamo sul sito ufficiale di BlueStacks 5, allora... BlueStacks 5, eccolo qua. Come potete vedere, le performance di questo nuovo BlueStacks sono più veloci. Abbiamo il 50% di RAM in meno, tempo di configurazione più veloce del 50%, e pesa più o meno 7 giga. Sì, lo so, moltissimo. E ho notato che sul pannello delle impostazioni grafiche è cambiato, cioè è cambiato del tutto, quindi allora, come potete vedere, meno utilizzo della RAM, e questo è vero. Allora, come potete vedere, guardate un po', guardate, visto la scala? Ok, quindi in questo caso, se per caso, non so, avete un portatile da 2 GB di RAM, potete avviarlo tranquillamente, potete anche giocarci, però dipende sempre dalle vostre performance, prestazioni e altro per la velocità. Quindi, ok, adesso scaricate BlueStacks 5, andiamo su BlueStacks 5. Invece il pannello all'avvio non è cambiato nulla, cioè è sempre lo stesso, quindi esce BlueStacks 5, il caricamento e niente. Invece al lato le icone sono più piccole, vediamo un attimo, sì, le impostazioni sono sempre quelle, adesso vi faccio vedere. Ok ragazzi, allora, ecco il nostro BlueStacks. In questo caso, per velocizzare al massimo BlueStacks 5, io ho regolato al massimo le prestazioni per i giochi, quindi in questo caso, se non so, avvio Frostborn, ci posso giocare tranquillamente senza lag e faccio più FPS. Allora, impostazioni, qui come potete vedere il pannello delle impostazioni è cambiato, quindi adesso non possiamo fare più quel trucchetto che ho fatto nei video precedenti di BlueStacks, tipo, non so, sto in un gioco, questa linea la metto al massimo e faccio più FPS. Questa volta sulla allocazione della CPU è sempre lo stesso, quindi dipende sempre dai core che avete. Potete anche personalizzare i core, quindi potete impostarli voi stessi. La memoria. E vabbè, io avendo, non so se questa è l'allocazione della memoria della GPU oppure delle RAM, non ne ho idea. E modalità performante, in questo caso lasciate così com'è, perché sulla frequenza dei fotogrammi mi pare che ne fa la metà, quindi non so, se impostate 240 ne farà la metà, se impostate la grafica ultra ne farà di meno. Ok, adesso andiamo sullo schermo. Come potete vedere, qui potete impostare il 1920x1080, oppure se avete un 1440p impostate questo. Invece se avete il 720, mamma mia, non lo voglio neanche vedere. E poi la densità di pixel, io ho impostato 240 dpi. E qui vabbè, lo stile del cursore del mouse, io ho imposto BlueStacks invece del default del sistema. Sulla grafica invece, allora, ascoltate, modalità motore grafico, impostate prestazioni e renderizzatore grafico, impostate OpenGL. Ok, rendering dell'interfaccia, impostate software oppure DirectX, io ho impostato software e mi trovo alla grande. E poi la GPU in uso, io posso disattivare, attivare, ma tanto come scheda video solo questa, quindi imposto questa. Poi riguardo all'audio, gli altoparlanti, il microfono, e fate voi, dipende dal vostro mic, dipende dalle vostre casse, altoparlanti, cuffie, eccetera. Poi gamepad invece è
il joystick. Io ho messo auto, preferenze invece la lingua, abbiamo i collegamenti sul desktop, l'installazione, dove vanno a finire i salvataggi, la cartella media. Io ho impostato l'hard disk perché non voglio finire lo spazio sull'SSD, quindi in questo caso l'ho impostato sull'hard disk, ok? Quindi in questo caso impostate selezionate la cartella dell'installazione sull'hard disk oppure sull'SSD, quindi decidete voi, quindi fate voi, la scelta è vostra. Andiamo su impostazioni del dispositivo, quindi noi possiamo chiamare il nostro telefono sul PC, OnePlus, Samsung Galaxy S10, io ho messo OnePlus 5. Scorciatoie invece, queste sono gli shortcut. Avanzate invece, interfaccia binaria dell'applicazione per 86-32 bit e il dispositivo questo dispositivo, no, il mio, perché il mio sistema è 64 bit. E niente, ora abbiamo velocizzato al massimo il nostro BlueStacks, quindi se volete rivedere le impostazioni che ho impostato io, quindi grafica, OpenGL per prestazioni, schermo, ecco qua, frequenza dei fotogrammi, quindi FPS, e non abilitate mai il VSync, la virtualizzazione verticale, non abilitate questa, perché ci saranno un calo di FPS ma enormi, cioè enormi. Ora possiamo avviare il nostro giochino. Io avvio Frostborn. Non ci fate caso, non dite perché stai avviando Frostborn, avvia Free Fire. Devo ancora settarlo al meglio. Basso il volume. Non so cosa vuole questo. Ok ragazzi, allora, gli FPS che vedete in basso sono 75-85. In alto a destra ho impostato le prestazioni della GPU, quindi devo vedere una cosa. Allora, nella famiglia siamo, non so in quanti siamo nella famiglia. Questi problemi a scatto, ragazzi, scusatemi, è il prezzo da pagare se qualcuno l'ha impostato sull'hard disk. Vediamo un po', vediamo. Eccolo qua, la sua nuova base. È della famiglia. Vediamo un altro della famiglia dove sta. Eccolo qua, bodyguard. Ok ragazzi, niente. Avete visto? Avete visto in basso a sinistra? Gli FPS ne sono parecchi, più di 60, quindi va benissimo, cioè va bene così. Quindi grazie a tutti per questa visione. Grazie a tutti per questa visione, sì, lo so, sto ballando, e lascia like al video se il video ti è stato utilissimo, iscriviti anche al canale e noi ci vediamo ad un prossimo video. Serve aiuto?